Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati! Sono veramente contentissima di riuscire finalmente a girare questo video. Di solito quando sono entusiasta di una cosa non vedo l'ora di poterla condividere con voi. Ecco, come avete capito anche dal nome, si tratta del co-wash, termine che probabilmente tantissime di voi ne avete già sentito parlare, ma che sono sicura anche che altrettanto tantissime di voi l'avete già provato. Ebbene, per quelle di voi che ne avete solo sentito parlare, che siete comunque titubanti nel provarlo, oggi voglio condividere con voi quali sono le mie impressioni e soprattutto le mie dritte al riguardo. Il co-wash vuol dire conditioner only wash in inglese, il che vuol dire che è un lavaggio dei capelli alternativo utilizzando esclusivamente il balsamo. Sì, avete capito bene, il balsamo. Infatti io che ho i capelli grassi ne sentivo veramente parlare, sono tantissimi anni che ne sento parlare e se non mi sbaglio tantissimi anni fa altrettanto l'ho già provato e non mi ero trovata bene. Ebbene, probabilmente sbagliavo qualcosa perché finalmente sono all'incirca 2 mesi e mezzo che lo sto provando e mi trovo da Dio, veramente. Infatti per quello non vedevo l'ora di condividerlo con voi, anche perché adesso d'estate è proprio il metodo alternativo ideale per effettuare un lavaggio dedicato sui capelli. Come forse già sapete, le sto veramente provando tutte per trovare un rimedio ai miei capelli grassi. Io già l'anno scorso avevo condiviso qui sul canale un video su come mi prendo cura dei miei capelli grassi, quindi della mia hair care routine, i criteri che utilizzo per scegliere i prodotti per la cura appunto dei capelli grassi, come che shampoo utilizzo, che balsamo, come li lavo, perché anche il modo in cui li laviamo fa veramente la differenza, e anche i prodotti di styling che sono insomma più indicati proprio per non andare ad appesantire un capello che già si sporca facilmente. Ebbene, devo dire che gli impacchi di Herpe Tintorie sicuramente hanno aiutato, il lavaggio con la farina di ceci altrettanto, ma ho visto proprio la differenza da quando ho iniziato ad utilizzare il co-wash, perché veramente lascia i capelli molto leggeri, pulitissimi e lucidi. Quindi veramente, se vi interessa, rimanete con me perché adesso andiamo ad approfondire come andrebbe usato proprio per avere tutti questi benefici. Per fare il co-wash abbiamo bisogno praticamente di un solo ingrediente, che è il balsamo, ma volendo possiamo aggiungere lo zucchero di canna oppure dello zucchero bianco, quello che abbiamo in casa, e un olio essenziale, soprattutto se si vuole combattere un problema di capelli grassi. Ecco, diciamo che la buona riuscita del co-wash dipende dalla scelta del balsamo. È importantissimo che il balsamo sia eco-bio, quindi che sia senza siliconi e senza petrolati. È importantissimo che sia un balsamo leggero, quindi che non sia molto ricco in una quota grassa, quindi nell'inci non dobbiamo trovare subito dopo i tensioattivi, i buri, i vegetali o gli oli, quindi devono essere insomma almeno da metà inci in giù presenti. E è importantissimo scegliere un balsamo economico. Perché vi dico questo? Perché se ne utilizza veramente tanto, quindi se andiamo a spendere 10 euro su un balsamo rischiamo che 10 euro li facciamo fuori con due o tre lavaggi, poi ognuno in base alla quantità di capelli che si trova deciderà il quantitativo da utilizzare. Personalmente utilizzo, ed è risaputo, straconosciuto, ma magari non per tutte voi, quindi ne parlo, lo Splendor. Io ho sia la versione al coco che la versione balsamo illuminante. Devo dire che mi piace di più, lo trovo più leggero questo al coco, mentre questo qua è un po' più pesantuccio come formulazione. In alternativa, per quando utilizzo lo shampoo, utilizzo questo balsamo leggero della Omnia Anticrespo all'aloe vera. Ecco, è importante andare a spendere 90 centesimi o addirittura 1 euro che vi dura per 3 shampoo, perché effettivamente a me con questa lunghezza io utilizzo un quarto praticamente di bottiglia ogni
ogni volta che faccio il co-wash, quindi a questo punto è molto molto più conveniente spendere appunto 1 euro e farsi 3 lavaggi. Piuttosto che 10 e spendere quindi 3 euro all'incirca per ogni lavaggio. Lo zucchero è essenziale? Lo zucchero no, non è essenziale. Diciamo che il suo ruolo all'interno del co-wash è quello di, da una parte, effettuare un delicato scrub sulla cute, quindi per facilitare la rimozione delle cellule morte. E nello stesso tempo, grazie ai polisaccaridi che sono presenti appunto nello zucchero, si va ad idratare la cute. Quindi se volete potete tranquillamente utilizzarlo, oppure se non ce l'avete perché siete in vacanza, magari potete anche evitarlo. È importante la presenza sua nel co-wash anche perché ci aiuta a capire quando procedere al risciacquo, perché il massaggio che si fa sulla cute dura all'incirca fino a quando non sentiamo più con i polpastrelli i granuli dello zucchero. Mi raccomando di scegliere uno zucchero da una granulometria media, perché so che c'è in commercio anche dello zucchero di canna molto grezzo, quindi che ha veramente la granulometria grande, quindi con quello si rischia a grattare la cute. Per quanto riguarda invece l'olio essenziale, anche questo, come dicevo, è soggettivo se utilizzarlo o meno, decidete voi in base alle esigenze dei vostri capelli. Personalmente adoro aggiungere una, massimo 2 gocce, mi raccomando, perché gli oli essenziali, come sapete, sono molto potenti e quindi se non utilizzati in modo adeguato rischiamo proprio di irritare la cute e di bruciarci. Ho fatto anche un video al riguardo, vi lascio il link nell'info box del video, sulle cose da sapere prima di procedere ad utilizzare gli oli essenziali sulla nostra pelle o insomma, sui capelli. Mi raccomando quindi massimo 1 o 2 gocce, e per i capelli grassi sono ottimi gli oli essenziali di rosmarino, di salvia, di tea tree, perché nello stesso tempo non solo aiutano a bilanciare la produzione di sebo, ma purificano anche la cute. Come si fa il co-wash e quali sono le dosi richieste? Ebbene, per quanto riguarda le quantità, ci si regola un po' a occhio, perché veramente dipende dalla quantità di capelli che uno si trova e anche da quanto sono lunghi. Personalmente, con la lunghezza attuale, utilizzo all'incirca mezzo bicchiere di acqua, quindi un bicchiere standard, lo riempio per metà con il balsamo. Aggiungo 2 gocce di olio essenziale. E solo dopo aver inumidito per bene i capelli sotto la doccia aggiungo anche lo zucchero, perché ovviamente se io lo aggiungo prima di inumidirmi i capelli, magari lo zucchero fa in tempo a sciogliersi nel balsamo, quindi dipende uno quanto è veloce insomma, a bagnarsi i capelli. Quindi lo faccio solo dopo aver inumidito per bene i capelli, lo aggiungo, lo mescolo leggermente giusto per disperdere anche gli oli essenziali nel composto, e poi procedo ad applicarlo piano piano, quindi non è che verso tutto il bicchiere in testa e ok, poi dopo no, lo spalmo piano piano, ne prendo di solito così con il palmo e poi vado ad applicarlo, parto dalla cute, quindi mi assicuro di aver ricoperto tutta la cute, e poi dopo proseguo sulle lunghezze. Quindi vado a massaggiare, è importante massaggiare a lungo proprio per riuscire a asportare lo sporco dalla cute e dalle lunghezze, che poi le lunghezze di solito sono molto meno sporche che non la cute. E secondo me massaggio per all'incirca 3-4 minuti. Bene, quando sento che non ci sono più i granuli dello zucchero perché si sono sciolti, procedo al risciacquo. Ebbene, qui è importantissimo risciacquare a lungo, ma a lungo vuol dire fino a quando ci si annoia, anche 5 minuti. Ecco, è uno dei motivi per cui diciamo che questo metodo mi piace un po' meno, perché è un po' meno sostenibile degli altri metodi di lavaggio alternativi per i capelli. Perché veramente se non, se non riusciamo a sciacquare bene dai capelli il balsamo, il risultato è disastroso, perché i capelli ci sembrano pesanti, ci sembrano ancora sporchi e così via.
È importante insistere, insistere, insistere. Meglio insistere di più che poi dopo ritrovarsi appunto con i capelli che non ci piacciono. Come ultima fase, ovviamente utilizzo lo risciacquo acido. Ve ne ho parlato in passato già qui sul canale, vi lascio il link al video se vi è sfuggito. Oppure se sono di fretta, ovviamente, come ben sapete, utilizzo lo Spray Beauty Luminous Delights, che comunque posso sostituire tranquillamente il risciacquo acido grazie al suo pH acido. Ecco, per la buona riuscita di questo lavaggio alternativo ci sono tre o quattro cose a cui bisogna prestare attenzione. Quindi la qualità del balsamo scelto, e qui come sapete è molto soggettivo, il mio consiglio è di sperimentare, sperimentare, sperimentare e non scoraggiarsi alla prima prova andata male. Quindi è importante trovare il balsamo adatto per i propri capelli, quindi che non sia troppo leggero, che sia troppo nutriente, che gli lascia i capelli appesantiti. È importantissimo massaggiare a lungo, quindi se lo applicate e state lì 30 secondi e poi lo sciacquate via, no, vi ritrovate con i capelli sporchi. È importante massaggiare fino a quando sentite appunto i granuli di zucchero che si sono sciolti. O comunque massaggiare per almeno 2-3 minuti, ok? Perché se no non riuscite ad asportare lo sporco. E cosa non meno importante è il risciacquo, torno a ribadirlo, perché veramente la buona riuscita di questo lavaggio dipende da queste tre cose. Ovviamente il risciacquo acido, mi ripeto, è importante proprio per chiudere per bene le squame e avere i capelli morbidi e setosi, e probabilmente, sono sicura, vi state chiedendo: ok, va bene, ma com'è che il balsamo si utilizza per lavare i capelli? Com'è che li lavano? Ecco, diciamo che la differenza tra una maschera a capelli e il balsamo è la presenza nella formula dei due prodotti dei tensioattivi. Sia la maschera a capelli che il balsamo contengono ingredienti nutrienti, emollienti, condizionanti, idratanti, però nel balsamo troviamo anche dei tensioattivi. Questi tensioattivi sono molto 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 delicati, hanno un bassissimo potere lavante, tant'è che dobbiamo massaggiare a lungo per riuscire a esportare lo sporco. Il che li rende anche molto molto delicati, no? Il fatto di non avere un forte potere lavante, quindi è proprio il metodo ideale per chi lava spesso i capelli, per chi non vuole andare a stimolare le ghiandole sebacee, quindi aggredendole e provocandole a produrre sempre più sebo. È il lavaggio ideale per chi va un giorno sì e uno no in palestra. Quindi che si suda tanto, anche d'estate che si suda tanto e quindi ci si lava i capelli molto più spesso. È veramente il metodo ideale anche per chi utilizza le erbe tintorie. Io ho fatto la ricrescita ieri per sciacquare via insomma, le erbe tintorie, per essere sicura che la cute è pulita. Ho utilizzato appunto il co-wash, è andata alla meraviglia, e anche perché direi che è un'ottima alternativa, perché avendo i tensioattivi così delicati anche va via meno colore. Vi consiglio proprio di provarlo e vedere come vi trovate. In generale il co-wash è indicato per tutte le tipologie di capelli, perché sgrassa delicatamente ed elimina le impurità. In particolar modo ne possono trar giovamento soprattutto capelli grassi come i miei, oppure i capelli che hanno le lunghezze secche, perché in tutti e due i casi, grazie a questo metodo delicato di lavaggio, non si vanno a stimolare le ghiandole sebacee nel caso dei capelli grassi, oppure non si vanno ad aggredire con dei tensioattivi aggressivi le lunghezze. Ecco, personalmente non utilizzo esclusivamente il co-wash, a me piace alternarlo, ma anche perché non lo trovo un metodo proprio ecosostenibile. Però diciamo che è un'alternativa, soprattutto adesso d'estate, che assolutamente non scarto. Mi piace utilizzare sempre la farina di cocco, non di cocco, di ceci, per lavare i capelli, come anche spesso faccio, magari faccio degli impacchi lavanti con lo shikakai, il cedar oppure il rasul. Niente, fatemi sapere se anche voi lo utilizzate, se avete qualche chicca al riguardo, qualche altro balsamo con cui vi siete trovate bene per effettuare il co-wash. Se il video vi è piaciuto, ovviamente
non esitate, condividetelo con le vostre amiche e non dimenticatevi di lasciare il pollicione in giù sotto il video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!